Salve amici, benvenuti all'interno del nostro giardino di Lavinia Bianchi presso Tenuta Donna Lavinia. Quest'oggi accompagnati da questo suono armonico delle nostre fontane vi preparerò un antipasto fatto da salmone marinato all'arancia con un'insalatina aromatica con delle mandorle tostate. Dunque, per la nostra ricetta di oggi occorrono 200 g di salmone fresco sfilettato, 100 g di sale fino, del prezzemolo fresco, 100 g di zucchero semolato, pepe rosa, coriandolo, semi di finocchio, spicchi d'arancio, mandorle tostate, insalata aromatica, sale fino per condimento, olio extravergine di oliva e infine dell'aceto aromatico. Adesso andiamo con la preparazione. Allora, prendiamo il nostro salmone, lo mettiamo all'interno di una teglia con un fondo bucato. Allora, una cosa molto importante, prima di procedere alla marinatura del salmone, è importante che il salmone lo mettiate in congelatore per almeno 48 ore. Perché questo? Perché all'interno del salmone, ma in generale in tutti i pesci bianchi e i pesci azzurri, ci potrebbe essere presenza di Anisakis. L'Anisakis è questo vermetto che potrebbe darci alcuni problemi. Quindi, per rompere l'Anisakis lo dobbiamo trattare per mezzo di congelazione oppure per tramite le alte temperature, cioè la cottura. Noi in questo caso dobbiamo fare un piatto freddo, ok, crudo, diciamo, marinato, quindi è importante trattarlo col freddo. Quindi, dopo averlo mantenuto in congelatore per 48 ore, lo abbiamo decongelato, prepariamo la marinatura a secco. Esistono due tipi di marinature, la marinatura a secco e la marinatura in umido. La marinatura in umido è per mezzo di acido acetico, cioè di aceto, o per mezzo di acido citrico, o cioè limone, ma noi in questo caso useremo la marinatura a secco. La marinatura a secco, rispetto alla marinatura in umido, vi lascia il prodotto più integro, ok? E vi dà la possibilità di assaporarlo meglio. Lo sentite un po' più naturale il prodotto. Quindi misceliamo il sale e lo zucchero in pari quantità. Introduciamo all'interno le nostre erbe e le nostre spezie, quindi il pepe rosa, poi il coriandolo e i semi di finocchio. Cercate di propendere più verso spezie secche piuttosto che spezie fresche. Possiamo metterci quello che vogliamo, dipende poi dal contesto, dalla rifinitura, dal condimento, dalla preparazione che dobbiamo fare. Ci possiamo mettere anche delle bacche di ginepro, possiamo metterci dentro degli agrumi, possiamo metterci dentro degli aceti, possiamo metterci dentro quello che vogliamo, purché rispettiamo diciamo una logica di preparazione. Quindi, dopo aver preparato il sale, lo cospargiamo sopra al salmone. In questo modo cerchiamo di mettere sempre una teglia bucata sotto, in modo tale che il liquido che viene fuori non si deposita, non rimane a contatto col salmone. In questo modo avremo una marinatura omogenea, ok? Chi dispone a casa di un sottovuoto con bara saldante può fare la stessa operazione all'interno del sottovuoto. Anzi, verrà anche meglio, perché grazie all'estrazione dell'aria abbiamo la possibilità di mettere meno prodotto, quindi meno marinatura all'interno del sacchetto, prima cosa, e seconda cosa non rischiamo di avere un prodotto asciutto, ok? Inoltre, un'altra cosa molto importante, con il sacchetto sottovuoto la marinatura avverrà in maniera omogenea, perfetta, ok? Allora, noi a questo punto prendiamo il salmone con la marinatura a secco e la mettiamo in frigorifero per 24 ore, ok? Per questa tipologia di salmone. Se avessimo delle baffe un po' più piccole, anche di meno. In questo modo avremo una marinatura perfetta e omogenea.
Bene, a questo punto il salmone lo abbiamo marinato, quindi 24 ore di marinatura in frigorifero, lo abbiamo pulito dalla marinatura e lo abbiamo lavato. Vedete, abbiamo un prodotto consistente, con un buon colore e con un buon sapore. Adesso andiamo a confezionare il nostro antipasto. Andiamo a tagliare il salmone, delle fettine abbastanza spesse e irregolari. Vedete la trama del salmone? Non si sfalda, è bello compatto, ha lasciato il suo sapore e il suo colore integro. Questa è la differenza tra la marinatura a secco e la marinatura in umido. Nella marinatura in umido avrete un risultato sicuramente molto differente, dovuto al fatto che comunque cambia il colore, perde il sapore, prende solo ed esclusivamente il sapore dell'aceto o del limone, dipende da come lo fate, cioè, ci sono alcuni che lo fanno col vino bianco. Quindi abbiamo tagliato il salmone e intervagliamo il nostro salmone con degli spicchi di agrumi. Noi stiamo usando gli agrumi, ma potete tranquillamente usare anche altre tipologie di frutta, come ad esempio la pesca, ci starebbe bene, la mela verde. Potete usare delle verdure, della giardiniera di verdure. In questo modo confezioniamo un antipastino molto semplice, molto gustoso, che lascia intatte le proprietà nutritive e soprattutto molto naturale. Infine, l'ultima parte per la rifinitura del nostro antipasto, prendiamo delle insalatine aromatiche, le tagliamo sottilmente, le lasciamo a bagno in acqua e ghiaccio. Il motivo per il quale si mette in acqua e ghiaccio è per renderle più croccanti. Vedete come sono belle croccanti? Quindi hanno consistenza. Solo al momento che dobbiamo portare a tavola il nostro antipasto dobbiamo condirle. Quindi dopo averle ben scolate le mettiamo all'interno di un recipiente. Mettiamo prima il sale, come per tutte le insalate, poi l'aceto, giriamo e solo in ultimo l'olio. Questo per far sì che il sale si sciolga grazie all'aceto. A questo punto prendiamo la nostra insalatina croccante e creiamo un cespuglietto al lato. Mettiamo qualche mandorla tostata, ma non solo, la frutta secca dà una nota croccante e nello stesso tempo dà una nota di tostatura che richiama un po' l'affumicatura. Ricordiamoci sempre della guarnizione. Una fettina di arancio disidratato e un po' di verde appena appena. Il nostro antipasto di salmone marinato a secco con l'insalatina aromatica alle mandorle tostate è pronto. Bene signori, dal giardino di Lavinia Bianchi presso tenuta Donna Lavinia è tutto. Un caro saluto dal vostro Antonio Sgarra. Arrivederci alla prossima puntata.